sia di notte o un giorno di sole, io cerco sempre tra tante parole le cose giuste e migliori da dire. Scrivo una nuova canzone così. Prendo le note sia dritte che storte, giro la musica, respiro forte. Alle note belle ci metto un bemolle, cambio l'accordo e canto così. Sentila, questa è la musica, tu scegli il tempo e poi trova la rima e cerca le parole della nuova canzone e chiamala Mudù. Che sia d'estate o che arrivi l'inverno, io cerco sempre con penna e quaderno le cose assurde e più matte da dire. Scrivo una strana canzone così. Prendo le note sia dritte che storte, con la chitarra strimpello più forte. Alle note acute ci metto un bemolle, cambio gli accordi e canto così. Sentila, questa è la musica, tu scegli il tempo e poi prova la rima e cerca le parole della nuova canzone e chiamala Mudù. Sentila, questa è la musica, mettiti comodo e chiama gli amici, con birra e panzerotti siamo tutti più felici davanti alla TV. Con Tara Lucedino spostiamo un po' il divano e siediti anche tu. Adesso resta fermo, incollati allo schermo e guardati Mudù. Ciao Marco. Come Tomà? Come stai? Da posto. No, perché ho saputo della tua ex moglie, che è stata investita. Sì. Poveraccia, una cosa bruttissima. Una tragedia, guarda, una tragedia. E tu come l'hai presa? In pieno. Si è spostata, però ovviamente devi anche saperle fare queste cose, non... come se... disinvoltura. La so picchiata alla fine. Oh, amore, guarda qua, è stato arrestato un uomo che ha ucciso la moglie e il suo creditore. Ma chi è il creditore? Creditore è uno che presta i soldi. Vabbè, ma perché si chiama creditore? Perché presta i soldi e crede di riaverli. Mamma! Amore! Ma! Dimmi! Ma come ci si sente ad avere la figlia migliore del mondo? Non lo so, mamma, dovresti provare a chiedere alla nonna. Madonna santa. Che è successo, Pier? Madonna, Max, oggi mentre scendevo le scale sono caduto. Ehi, è la seconda volta che cadi. Eh sì, me l'ha detto pure il dottore. Il dottore? Che ti ha detto? Che ha avuto la ricaduta. Per forza. So tre. Scusate, no, volevo che se vi piace come ho scritto, vediamo un po' se va bene. Tesoro mio, mi manchi mattina, mezzogiorno e notte. Che cosa significa? È troppo vago. Cioè, devi essere più preciso, mattina, mezzogiorno e notte. Preciso. Vabbè, allora, mi manchi alle 8:15, alle 11:45 e alle 23:32. Sì. Tutta un'altra cosa. Già è andata pianeta. Wow! Ragazzi, voi non sapete che cosa è successo. Che è successo?
È morto l'inventore del CD! Ci dispiace! Pure a me, per voi. Mangiate il pasticciotto, va, che è meglio, va. Cos'è successo? Metti un CD. Ti amo, tu solo ti amo. Ricordi chi sono? Apri la porta, un guerriero di carta igienica. Anna, mamma, ma con chi è che devi uscire? Col vicino di casa, quello carino. Ma me, come quello carino, quello accanto? Sus, ma è proprio necessario. Sì. Anna, potrebbe essere tuo padre. Mio padre? E da quando la differenza d'età è un problema per te? Per me? Ma proprio niente, ma forse non ci siamo capiti. Potrebbe essere tuo padre. Ah, sì, una riunione di condominio, se ne andò la luce e il macello. Scusa, non vuoi uscire con quel di giù che si è trasferito il mese scorso? Sì. Giusto, accodaci, ti preghiamo. Mi raccomando, non fare tardi a mamma. Sì? Dottore? Sì? Di là c'è l'uomo invisibile che chiede di lei. Dai, di che oggi non posso vederlo. Ok. Eccoci. Amore. Ehi, amore, tieni. Grazie. Questa a me? Dai che guardiamo la partita. Amore, volevo dirti dancing. Mm. E dimmelo, e poi guardiamo la partita. Amore, volevo dirti dancing. Ho capito, veloce però, dimmelo, dai, forza, che stai iniziando. Dai, volevo dirti dancing. E so capite, ma quando me lo dici? Di, dancing. Vabbè, non me lo dici nell'intervallo, dai, non stai iniziando. Englicea, così. Dati e noia, cevo e blondo, penseo un tasse sena, e tumpi, sti fenestra, sua gabibu, mi scardia, musulito di pena, nae, nae, na, 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 nero. Ciao. Salve. Ti va di bere qualcosa? Non posso. Perché? Sono fidanzata. Ah. E da quando sei fidanzata? 9 anni. Cazzo. E tu non bevi da 9 anni. Beh. Vado? Vai, vai. Come? Massaggio. Ma sì. Vincenzo, amore, ma io te li mando i messaggi d'amore. Dai, non dire che non è così. Collega, caramella? No, grazie, grazie. L'altro giorno ti ho mandato tanti cuoricini, fiorellini, dai. Allora? Ho ragione io. Dai, amore, non fare così, ti prego, dai. Te li mando. Sì, te li mando, stai tranquilla. Ehi, collega. No. Una parola che parte dal cuore. Aorta. Ehi, amore, ti devo dire una cosa, ascolta. Aorta. A chi? A mamma, Moi je suis les verres au fond du café. Dina! J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Dina! E ti vuoi alzare? Sono le 9! C'è la messa! Mamma, io ho 50 anni, non ho capito, posso decidere io o no? Deciso io di fare il parroco. Hai ragione.
No, no, è tardissimo, è tardi, devo scappare. Già sono arrivato alla comunione, quella. Oh, la devo togliere questa messa delle 9. Ci senti le 9. Un sabato fa tardi, non è che... Mo venghi, ma... Che è successo? Ma se io faccio l'amore è un peccato! No, secondo me è un miracolo. Confermo. Grazie.